Sì, grazie Presidente. Sì, in effetti ci siamo accorti anche da segnalazioni di pendolari, insomma, che si sono ritrovati la soppressione di un treno che non risulta poi essere ripristinato nel weekend che pensavamo essere solo a causa dell'avvio dell'Expo, che fosse stato soppresso per motivi, non lo so, di viabilità, tecniche, strategiche, ma in realtà abbiamo scoperto che proprio non c'è più. E quindi non si è aggiunto un treno a favore, insomma, per agevolare il traffico verso l'Expo, ma si è sostanzialmente sostituito un treno che prima faceva un servizio pendolari. E l'attuale treno, che è costato tra l'altro 870.000 euro la regione, quanto risulta, non fa servizio per i pendolari, perché fa due tratte che passano nell'Emilia al mattino quando parte alle 7 e alla sera quando rientra facendo base a Bologna. Quindi la tratta emiliana a servizio dei pendolari è sostanzialmente annullata per quello che riguarda l'equivalenza del servizio che veniva fatto dal treno regionale veloce 2290 che partiva da Bologna alle 17.04 e che arrivava a Milano Centrale. Quindi ci sfugge la strategia che è stata adottata e vorremmo capirne i motivi di questa soppressione, da qui l'interrogazione, per riuscire a capire cosa dire ai pendolari che ci contattano. Su quale base la Regione, o se la Regione è stata spettatrice di una decisione unilaterale di Trenitalia in merito a questo tipo di scelta. Grazie.